Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale Gino Gamerino. Signori, eccoci qui di nuovo su Crusader Kings 3, ragazzi. Signori, io sto registrando di seguito, ok? Quindi se mi scrivete qualcosa, mi date qualche consiglio, lo leggerò, però datemi il tempo, insomma, poi di caricare i video e poi andare a vedere tutte le vostre, diciamo, i vostri consigli, ok? Allora, signori, nello scorso gameplay, insomma, avevamo fatto un po' di cosine, abbiamo sistemato i nostri domini. Ci siamo posti l'obiettivo, ragazzi, intanto mandiamo avanti il tempo. Ci siamo posti l'obiettivo, quello di usurpare il regno di Romagna. Ora, questi che cosa si sono venuti a fare qua? Chi è questo? Tu mi devi dire chi è questo. Io in questo caso sento il Lucca. Però non è che potevi venire a rompere coglioni a me, scusate, eh. Voi state in guerra. Sì, ragazzi, devo stare. Non ho fatto in tempo a dirvelo, dove stanno tutti? Ah, qui siamo in guerra noi, cioè noi. A mio vassallo, in quanto duca influente, è giusto che tu abbia una voce nel mio consiglio. In riconoscimento di ciò che con la presente offro la possibilità di cancelliere di tesoro in mano. Ok. Sarò cancelliere, ragazzi, io vedevo di. Aspettate un po'. Ok. Scusate. Allora, sono diventato cancelliere. Ok, vabbè, sono cancelliere, va bene così. Non so che qua, cioè, effetti ci siano, però dobbiamo arrivare a 500 monete, non sarà una cosa facile. Ah, porca puttana, dove sta questa epidemia? Ah, laggiù, vabbè. Per ora ancora non ce ne può fregare di meno. Allora, controlliamo un attimino i nostri amici. Allora, Von Bibra, qui non gli possiamo mandare un altro coso. Perché ancora è presto, però non si può fare. Lui, vediamo un po' di riuscire a inviare un dono. Sì, ragazzi, dobbiamo migliorare qua. Quanto io? Ah, paga 100 però. Ma che sono scemo? Ne abbiamo 115, no? Allora, lui è il nostro amministratore, principe vescovo di Martino. Adesso, o proviamo lui a influenzarlo, migliorando l'opinione di te. Ah, secondo me è successo, mette 25, andiamo a completamento, va bene. Diamo inizio al complotto e lui però lo mettiamo a supportare i complotti, perfetto. Ottimo. Eh sì, vediamo un attimo di migliorare un po' con lui e poi andiamo avanti. Continuiamo, vediamo un attimo ragazzi, allora non abbiamo moltissimo da fare, nel senso. Voglio arrivare a queste 500 monete per cercare di usurpare il regno di Romagna. Qui nel frattempo combattono. Vedete? Allora, non so bene i riguardi. Ah, ok. Non ti sentito. Allora, non riesco. Martino, riesco a capire che si tratta di qualcosa di veramente sentito. Sì. Facciamo così. Sì, che mi interessa. Infatti, teoricamente, eccolo qui. Abbiamo aumentato qualcosina. Spero, mi pare. Allora, vediamo un po' sta guerra in corso. Vabbè, questo vabbè, complotto. E vediamo un attimino questa guerra. Impero sulla grande città di Veneto. Quindi, infatti, sta qua. Guardate qui. Allora, sì, dovremmo, cioè dovremmo, dovrebbe vincere il nostro imperatore, ok? Non credo che ci siano problemi, però. A me, devo unirmi alla guerra, non me va proprio perdere. Siamo arrivati a 1003 e famo così. Allora, per quanto riguarda la nostra armata Brancaleone qui, allora. Abbiamo 200 arcieri e 100 fanticorazzieri, ok. Se noi vorremmo, madonna come parlo, raga. Fanti leggeri, cavalieri leggeri, arcieri, picchieri, fanticorazzati, fanti leggeri. Se volessimo fare questo, hanno dei bonus, vedete? Loro, ok. Però ci costa. Cavalleria leggera, vedete che hanno dei malus? Non mi sembra il cavolo. Picchieri. Quanto c'è? Allora, loro 35, loro 23. Fanticorazzieri
Fanti leggeri ovviamente sono nel mezzo. Oh, loro però sono buoni, fanti corazzati. Però mo danno a creare altre cose, sinceramente non mi va. Non nel senso, lasciamoli così. I mercenari, vabbè, per ora ci sono i sacri pure. Allora, che decisioni possiamo fare? Cerca un medico, ma non ce l'avevamo. Cerca un carovaniere. Allora, invita i cavalieri, invita i pretendenti, converti la cultura locale. Questo non vogliamo fare, sfidarti al complotto. Non si può fare. Qui, ganci segreti. Ricatta. Ah, potremmo ricattare lui. Conte Suppo di Ferrara. Ferrara, Ferrara, Ferrara. Eccolo qui. Ah, vedete? Il contenitore religioso, ok, questi sono i ganci che possediamo noi. Lambert III di Ancona, il nostro figlio Giuseppa Guideschi, vabbè, più tre segreti a me noti. Ah, vedete? Ok, rivela tutti i ganci dal segreto. No, qui abbiamo un gancio, otteniamocelo, no? Ok. E banchetto, battuta. Allora potremmo fare un banchetto, però porca la puttana. Pellegrinaggio. Ah, ma qui non ci voglio andare, abbiamo detto, ma stiamo avanti? No, dobbiamo andare avanti, se no stiamo a fa'. Oggi porta mia figlia Maria al mercato. Maria era lì per distribuire le limonate e poi avrebbe bisogno di imparare la carità. La bambina di Stato non riusciva a decidere a chiedere loro. Alla fine. Ok. Allora, ti avvicini a stringere un amico con Maria Guideschi. Maria mente in tratto volubile. No, no. Ottiene tratto arrogante. No, io direi di fare questo, va. Qui no, non facciamo nulla, ragazzi, perché ripeto, voglio arrivare a quei soldi. Vorrei arrivare a quei soldi per cercare, no? Ma passiamo questo imperatore dovesse. Sotto attacco a parte di carro non di rivolta cittadina. È lui, no? Eh sì. Ultimamente si gira nei pressi della riunione del mio consiglio. Vediamo un po'. L'esperienza dello stile di vita marziale. Salvatore di Carenzi guadagna un debito nel tuo confronto. No, la seduta è quella regola. Nello stile di vita marziale, segnalamento spoglio ottiene rispettare la figura del capo per 2 anni. Sì. È così che vanno le cose. Eh? No, no. Sì, questo volevo. Martino, ci serve. Ecco, 61. Dai, mano, piano piano stiamo aumentando. Però diminuisce sempre. Perché per lui, vedete? Legittimità, relazione di loro, mamma mia. Tanti malus abbiamo. Sa che non riusciremo. Ha vinto la guerra. Vabbè, ha vinto la guerra, va bene così. Ok, allora là. Rivolta contadina, andò. Ah, vabbè, non credo che sia niente da che. Vuoi iniziare 4 mesi fa? Ah, ma io? No, no, no. 4 mesi fa, rivolta contadina. Ah, ok. Vabbè, difensori, attaccanti, soldati totali. Capo Arnold, scusami. Vabbè. Il tuo gancio su Teobaldo è scaduto. Ah. Vabbè. Che ma fa? Complotto. Qui ancora. Ok, sì, no, facciamo questo. E a sto punto andiamo avanti qua per forza per poi arrivare qui. Altro non possiamo fare. Quindi abbiamo fatto qui. Lo so, ma posso. No, qui stiamo influenzando, niente. Ha vinto contro. Ok, va bene. Bravo, beh, a te che te devo dire. Che ti devo dire? No, no, fermati. Ok. Contro capo Arnaud, che ora sta in prigione. Eh sì. Ha vinto la guerra. Ci ha tolto il rimettimento. Ah, ok, perché mo sti ganci sono scaduti.
E vabbè ragazzi, a me questo mi interessa. Complotto ancora, ganci segreti, quelli erano tutti scaduti. E vabbè. È un non credente. Prendiamo un gancio. Vediamo un po'. Sì, no, no, per forza ragazzi, pure che perdo 20. Ah, se io ricatto però, vediamo. Proviamo, dai. Ah, visto? Un gancio perfetto, quindi abbiamo questo gancio. Vediamo un po' qua che mi dice. Ah, sì, aspettate un attimo. Io sti banchetti. Ah. Ah, però. 7 mesi. No, no, raga. Decliniamo. È troppo lontano, raga. Ok. Io so che non sono approvato. Sto cercando di fare tutto per farmi approvare. Ma che devo fare? Cosentino, Cesentino, che non è roba nostra, ho capito. Eh no, insomma, col cavolo. Dove sta Cesentino? Oh. È qui, oh. È sotto assedio. E infatti, eccolo, Madonna, ma 1700 però. Sotto assedio, che gli faccio? Ma Cesentino però è roba mia, cioè, non è che siamo rimasto 11 mesi. Dovrei riuscire a. Però la Toscana qui. Mannaggia. Vabbè, raga, andremo a perdere quello, vedete dove devo dire. È un po' che succede. Lì purtroppo va male, ragazzi. Qui. Vabbè, no. Ah, ok, perfetto. Vabbè, questo poco ci interessa. E quindi praticamente stiamo migliorando. No, a parte non è lui, ma è lui. Sì, stiamo migliorando in maniera abbastanza, anche se diminuisce sempre per tutti i malus che ci abbiamo, però vabbè. Eh no, ragazzi, Cesentino che tra l'altro non è manco mio perché ho queste tre. Forte in Cesentino, l'assedio e questo lo fanno fuori. Ragazzi, questo ce lo fanno fuori. Guardate qua, poi chi c'è. Ma chi sta arrivando? Ah, vediamo un po'. Ma vinciamo noi, cioè noi loro, non lo fa un cazzo noi. Ah, c'è tocco di Mida. Oh, bello. Riescono in fretta, ottimo. Vediamo se riescono a farci tenere questo. Vediamo un po'. Probabilmente sì, ragazzi, riusciamo. Oddio, non passiamo di difficile durante il nostro ultimo banchetto. Ok, se è così che hai da fare, vai. Ma è un dato di impaziente. È un dovere essere visti. Per me timido. Vorace. Vorace che ci dà. No. È peccaminoso per i cattolici. Ah, sì. E sono diventa impaziente. Oh, amen. Vabbè. Dai. Ok, e l'unica cosa ragazzi, allora qui i soldi non ce la facciamo in questo campione perché stiamo salendo ma non abbastanza. Quanti abbiamo? 1300 soldati. Ora io vorrei capire una cosa, i miei vassalli. Abbiamo Conte Suppo di Ferrara, ok? Chi è? Una verità segreta portata alla luce del sole. Alcide ha avuto una relazione con il re.
Ah, non sposato. Dio giudicherà questi peccatori. Adultero, pure. Ah, vabbè, ma lui. Vabbè, raga, che dobbiamo fare? Chi l'avrebbe detto? Ok, vai. Vabbè, non so se andrà bene o no, sinceramente, qualcosa è cambiato sicuro, però. Allora, se io ti rispetto una tattica di manipolazione, spendi lo stolto. Vabbè, proviamo a fa. No, questo qua vogliamo provare a fare, dai. E un'altra cosa. Ok. Va bene così. Allora, abbiamo con te suppo che noi che siamo tanto, ma e non voglio inviare Donio. Cioè, no. Però abbiamo confronti per 10 anni. Il livello di evoluzione economica è eccellente. Ah, lui ha perso la guerra, va bene, va bene, va bene così. Sì. Quindi no, canto un buon sito. Pagherò io le vostre bevande se ve ne andate subito. Ok. Il marziale, vabbè. Allora, quanto è il segreto ottiene? Banditi eliminati 10 anni, ho una esperienza di vita marziale. Sì, dai. Facciamo questo, va bene così. Oh, ma devi cancellare questo qua però. Ah, ok. E questo lo dovresti anche cancellare. Sì. Oh. Aspettate, dobbiamo levare questo. E cancelliamolo così. Perfetto. Allora. No, scusate, ho già sbagliato. Ok, allora questo lo facciamo anche subito. Così andiamo su Genieri. In modo da levare tutto questo e via. E questo l'abbiamo fatto. Poi, che ci abbiamo qua? Fermiamoci un attimo, se c'è il macello. Ah, il tuo erede è contaminato. Ah, è vero, bisogna trovargli uno sposo al coniuge qui. Allora, che cosa li troviamo? Trova un coniuge. Allora, vediamo un po'. Brutto, no, madonna, no, brutto no. Vorrei levanza. Intriga, riduzione, maledizione, riduzione. Levanza, guadagno in prestigio. Erudizione, questo vorrei. Alleanza Conte di Borsod. Madonna mia, 44 anni. Sfatto, diligente e paziente. Chi altro abbiamo? Se facciamo per. Madonna, ma sono vecchie però, raga. Sibilla, Sibilla. Diplomazia, soddisfatto. Volubile e questo che era compassionevole, ma facciamo per età. Allora facciamo così. Allora, differenza di età 5 anni, età massima adulti, tratti ereditabili, eccolo qui, sano e piacevole. Ma perché non fa? Madonna, non è brutta però. Sì. Questa che è? Possiede innovazione per i titoli, Contea di Brisgau. Che dite? Facciamo questa. Casata. Alleanze, dinastia. Guideschi, non c'è nessuno. Non un Guideschi e ci sono loro due. Vabbè ragazzi. Andiamo con questa? Di Trieste, sì, dai. Vai, proviamo. Vediamo se si sposa. Vediamo che succede. Ah, e si è sposata. Qui ancora questa cosa. Ecco, a posto. Questo è bene così. Ok, non so, c'era qualcosa lì che non sono riuscito a fare. Vabbè, io ti ho detto di declinare e via. E vabbè, poi tutta questa roba poi eventualmente andremo a fare. Vabbè, signori, io direi però di lasciarci qui. E
Sì, dobbiamo arrivare al mio obiettivo di sconsacrare, insomma, lì, no, di consacrare, di esurpare il regno consacrato di Romagna, ragazzi. Il fondamentale, secondo me, per andare anche ad acquistare De Jure, cioè, vabbè, insomma, anche diciamo il diritto, insomma, di queste zone. E perciò ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, un bel like ragazzi, mi raccomando, fatelo per me, supportatemi, ok? Ciao ragazzuoli.